Tanti la domenica vuol dire festa, per me una sì e una no significa trasferta. Salve a tutti ragazzi, bentornati di nuovo qui sul mio canale con Ago. Ago, oggi è fondamentale perché stasera c'è Milan-Roma, tutt'altro che una partita facile. Entrambi hanno voglia di riscatto, ne abbiamo già parlato. In descrizione vi lascio il mio articolo sul sito di Roma Crew. Ma a proposito di Roma Crew, noi la commenteremo come sempre con Roma Crew. Siamo fuori da un'idea, basta. Ciao bello. E soprattutto adesso noi entriamo, abbiamo puntata anche oggi, quindi 2 ore di puntata, cena e partita. Ci vediamo dopo. Ok, eccoci qua, allora abbiamo cenato, è cambiata la guardia perché ci sono con tanta professionalità PF, Michela, c'è cioè il maestro, il nostro portafortuna personale, e ora direi che possiamo partire. Dai Roma! Venerdì 31 agosto 2018, siamo qui per commentare Milan-Roma, terza giornata di campionato, anticipo della terza giornata di campionato, è iniziato con lo stesso lapis, chiamiamolo così, che ha avuto il nostro buon bomberino nella puntata di oggi, che spero avrete seguito in tantissimi. Ma perché Romagnoli non praticamente non, neanche si guarda con i calciatori del... Ah ecco, adesso ride e scherza con De Rossi che dice alla ziale del merda, qualcosa del genere. Andiamo a leggere quella che è la formazione invece giallorossa, che ci interessa un pochino di più. Esatto, perché qui ci sono tantissime novità a partire dal modulo, perché si gioca col 3-4-3, Olsen tra i pali, Fazio, Manolasse e Marcano al suo esordio da titolare in questa stagione, poi il centrocampo con Zonzi e De Rossi, i centrali poi Karsdorp a rientro dall'infortunio a destra, Kolarov a sinistra, Pastore riconfermato nel tridente almeno di partenza, ma secondo me giocherà alla tre quarti, con Dzeko e Schick davanti. Bella sta maglia, ragazzi. Intanto però è tutto pronto, è tutto pronto, perché delle mie top 5 maglie. L'attesa è finita, ecco, siamo partiti. Siamo partiti ragazzi. Ma troviamo un nome alternativo a Karsdorp, Rick. Perché io non riesco. Rick va benissimo. Rick, ok. Occhio però la palla. Bravo Fazio qui. Ma bravo che... Anzi Marcano, ragazzi, ci stanno facendo, ci stanno chiudendo un pochino. Attenzione all'inserimento di Calabria sul fondo. Oh, raga, era fuori gioco. Cioè io a parte forse che era fuori gioco, forse ha schiacciato anche la traversa. No, a parte che era fuori gioco, però... Sì, però è fuori gioco millimetrico. Cioè la Roma qui lo lascia andare. Anzi non, no, è regolare, c'è. È regolare. Vero. E magari adesso la spinta. Attenzione, tiro! Olsen e vola! C'è la parata di Olsen. E la mette in calcio d'angolo. C'è la parata grande di Olsen. Risposta di esatto, Olsen qui. Esatto. Che non sarà Alisson, però, regà, para. Che volete fa? Mettetevi l'anima in pace. Intanto, attenzione a Pastore nello spazio. Bello. Per Dzeko al limite. Dzeko prova a girarsi, a portarsela sul destro. Schick, intanto, è scivolato perché il campo è veramente top. Buona! Ma la Schick, no! Mamma mia, Schick, che la tira tra la Roma, lo possiamo dire, dopo 35 minuti primi. Ah, niente, quindi, cioè, proprio presto. Suso a destra, il taglio Attenzione. Di che sì. Suso prova a cercare spazio per il cross. Poi parla fuori per Çalhanoğlu che vorrebbe calciare, non calcia, va da Bonaventura che guarda a sinistra Rodriguez, manovra avvolgente del Milan, palla buona per il 68 che la tiene in campo su Fazio, poi mette il cross. No! Gol del Milan. Ma raga, scusate, cioè come fa che sia arrivato sul suo pallone, secondo palo, sul secondo palo, chi era quello? C'era Marcano? Nessuno. Chi era? Nessuno. Marcano? No, c'era Marcano che non ce la fa un passo. È incredibile, tutto, regà, 1-0 per il Milan, è. Ha segnato Frank e sì al 40esimo. Però qui la Roma è ferma in difesa, completamente ferma. Mamma mia, regà. Zonzi, palla per Daniele De Rossi. Ma perché? Che fai una cosa stupida proprio. Perché Daniele? Perché? Momo in cazzo. Si scordano come si gioca a pallone, oh. Attenzione ancora al Milan con Suso. Qui però è questione di testa, perché è incredibile. Lì secondo me neanche sbaglia troppo De Rossi, ma sbaglia Kolarov che non si accorge dell'avversario in arrivo e aspetta il pallone. Giocano. Il Milan che adesso sembra il Real Madrid. Parole largo per Rodriguez che va a puntare Karsdorp. Lascia partire il cross sul secondo palo Kolarov questa volta. Regà, ancora sul Dai, secondo regà, palo. Su. Intanto finisce senza recupero il primo tempo. Milan 1, Roma 0. Il Milan ha giocato, la Roma no. Adesso in 45 minuti vogliamo vedere un'altra partita. E rientriamo così come sta rientrando, anzi è già rientrata la squadra, così come è entrato in questo momento anche Stefan El Shaarawy. Vediamo un po' come la Roma affronterà questo secondo tempo, perché sicuramente ci aspettiamo tutti un altro atteggiamento, anche perché non ci sono alternative. Se la devi perdere, la devi perdere comunque provandoci. Che la gira per per Schick, poi De Rossi per Karsdorp, largo sulla destra. Il filtrante per Patrick Schick, dentro l'area ancora Schick, si ferma, lo stop, poi Pastore mette il pallone in mezzo, la mette giù Dzeko. E poi Shaarawy non arriva, peccato. No, ce l'ha messa. Perché era troppo attaccato. Ancora macchinosi, buoni. Higuain. Perché tifo Roma, leale.
Si abbassa tantissimo perché viene pressato per Dybala, che ha Dzeko che può calciare sinistro. No, no! Come ha fatto a uscire sto pallone? Come l'anno scorso, ci ha riprovato. Come l'anno scorso. Questo è il discorso che facevamo per il cross di Gardner nel primo tempo. Stamattina è una cosa seria però. Sì. Qui per non perdere un tempo di gioco tira di sinistro, non tira neanche male perché lui di sinistro ne ha fatti di bei gol a giro. E quanto è uscito sto pallone? E vediamo vedere. Da qui, vediamo da qui. Un metro, ma Madonna mia, regà. Vai Stefano, fai il gol dell'ex, forza. E qui Donnarumma, attenzione, perché incespica sul pallone. Il Sharawi ancora per Pastore, no, perché? Perché? Pastore, basta, sei un pippone. No. Basta, mo l'ho detto. Mo fa tre gol, mo fa, funziona, quando lei fa così funziona. Attenzione perché c'è uno schema chiamato da Javier Pastore. Va il flaco a battere, calcio parte Pastore nel mucchio, secondo palo Donnarumma mette fuori, palla verso il Sharawi che prova a calciare, palla dentro, deviazione, poi il tiro. E cosa è successo? Si è bloccato tutto, si è bloccato tutto. C'è il gol di Fazio, ragazzi. Che cosa brutta, si è bloccato tutto. C'è il gol di Fazio. Si è bloccato tutto, mamma mia. 1-1 Fazio, era importante un gol per Fede. Maledetto Dazon. Dai, a caso. C'è il gol di Fazio, il comandante che pareggia. Attenzione però, perché lui non è già dall'altra parte. Sì, levi quell'altro per corto tempo. Abbiamo detto quindi al 59esimo il pallone carambola fuori area sui piedi di Federico Fazio, aperta parentesi S Roma, chiusa parentesi, che senza pensarci tanto spara un siluro all'angolino basso di sinistra. Cosa pallone detto? Fuori aperta dalla parentesi, chiusa parentesi. Aspetta un attimino, no? Qui c'è anche Bonaventura che porta avanti il pallone. Sì, c'è il movimento di Higuain. Oh, attenzione, non esce Olsen. Attenzione, Higuain! Non ci credo. Olsen è qua imbarsamato, raga. Cioè, non facciamo in tempo a pareggiare. Fuori gioco. C'è non lo so, gioco. Non lo so, ho visto Fazio. C'è VAR, raga, perché c'è non A esserci VAR c'è VAR, però io ho visto Fazio che lo teneva in gioco. Vediamo da qui che è perfetto. Da qui non ci possiamo sbagliare. È fuori gioco, raga. Fuori gioco? È fuori gioco netto. Allora, se fuori gioco al VAR lo vedono. Esatto. Comunque sia, male. Malissimo, per carità, però intanto annullalo perché sì, c'è fuori gioco. Però Olsen qui secondo me c'ha un po' di colpe. No, perché c'è un po' di colpe. Io lì c'ho avuto il flash di Alisson che esce e spazza. Credo che il gol sia fuori gioco, fuori gioco, sì. Ragazzi, Madonna, è Namo, piede, no? Millimetrico, Namo, che paura, è Namo, mamma mia. E viva il VAR. Entra Cristante. È un cambio intelligente, secondo me questo. Esce Pastore, entra Cristante. Ah, meno male, Pastore, ciao. Non potevo più vedere. Sta scherzando, spero. Pastore lo vedevo come uno dei più bravi. No, sta scherzando, spero. No, mi dà fastidio. Mi stava a dar fastidio. Michela, però se vuoi parliamo anche di calcio. Come fai di Pastore mi stava a dar fastidio, che è stato uno dei pochi che ha giocato? Io pensavo che tu non ci capissi di calcio, ma invece non ci capisci proprio niente. Cristante, vediamo se parte. Boom! Vuole andare Cristante, si porta a spasso in Milan, lo fa molto dai, bene. Sali, qui. Salite! Al centro di Sharawi, arriva il cross, male. Ma so, ma non ci va nessuno, Dzeko gli diceva a coso, a il Sharawi di salì, ma devi salire te. Lo 78 mamma che sta per scadere, la Roma si appresta a battere un calcio d'angolo. E molto probabilmente andrà a Santon, ragazzi, credo, Ragazzi, vi amo, vi pensate, ascolto sempre. Grande Anonymous. Grande Anonymous. Comunque possiamo dire buona partita di Cardorp? Sì, decisamente sì. Tra i migliori della Roma, sì, sulla sì. Bandierina. Ricordiamo che è praticamente un anno che non gioca anche. Esatto. Non va sottovalutata questa cosa. Il faraone dalla bandierina. Lascia partire il cross col destro dentro l'area. Dzeko non ci arriva, la palla lì in zona. Vai Zanzi! Zanzi! E c'è il gol della Roma con Zanzi! Dai! Che si fa male per segnare, ma è 2-1. Dai! A 11 dal 90esimo, il gol del francese che si presenta così. Andiamo a divertì, Zonzi. Guardate che vedo. Ma che vedo? Che vedi niente. Sai, c'è barra anche qua. Ma che sei? Forse per quale motivo? Mi sa mano. Come mano? No, ti prego, no. Scusate. È mano, dai, su. Ma come fa? Oh, sta col braccio giù, qua. Dove lo mette? Insomma, non è disposta la palla. Però aspetta, raga, c'ha che sta andando con le mani su Romagnoli. È mano, dai. Vediamo che dice, vediamo che dice. Allora, forse è più spinta. Mano. Che cazzo è? Non si capisce niente. L'ha tolto. Ma come? Motivo? Motivo? Mano. Non può essere mano. E che cos'è se no? Forse c'è spinta su Romagnoli, mi potrebbe dire, essere, può essere gli sale mano. Sopra e poi come la... c'ha che sì dietro, dove lo mette il braccio? Oh, c'ha la testa di che sì qua che dietro. Parte, dove lo mette il braccio? Guarda, c'ha la testa di che sì dietro. Se non la prende di mano la prende che sì. Cioè non è che il discorso è anche quello. Perché tu non guardi.
Perché che... io m'ero stoppata perché avevo visto. Ma che... vattene a fare la partita. Devi vedere la partita. Perché ti ricordo che tu non guardi, devi vedere. Hai detto che Pastore ha giocato male. Infatti, meno male che c'è qualcuno che mi difende e capisce di paio. Pensiamo agli ultimi 8 minuti e mezzo. Dai, c'è Santon. Attenzione perché qui la Roma continua a venire avanti. Buona la palla di Santon. Buona per Schick che entra in area di rigore. Se la vuole portare sul tiro. Dalla dietro. Palla per Dzeko. No. Ma non controlla perché poi il Sharawi subentra. Dai. Palla ancora in zona Dzeko che dovrebbe calciare. Chi calcia? Oh, tiro io. Vado io. Tiro io. Vado io. Buono qui. Il break da parte della Cristante. Roma. Ma in porta però Cristante non tira mai. Poi Dzeko. Attenzione. La palla passa. Sinistro. No. Ma che fondo. No. Edin no. Perché. Ultimo giro d'orologio. Suso dalla parte opposta per l'Axalt. Praticamente tutto il Milan in attacco e tutta la Roma a difesa giustamente del pallone a questo punto, perché manca pochissimo. Castiglieco all'indietro in zona Biglia, scambia con Castiglieco che lascia poi partire il cross verso Cutrone che non ci arriva per l'ottima chiusura di Manolas. Nzonzi deve allontanare, lo fa malissimo, regala il pallone a Calabria. Poi attenzione al Milan con Higuain, se la porta sul sinistro. Higuain infila, Cutrone in aria, il tiro. Milan in vantaggio. No, niente. Non ci credo. Il gol del Milan al 95esimo. Che cazzo si ride per me? Al 95esimo. Mamma è giusto, ragazzi, è giusto. Cioè, quando va detto, l'ho Mamma detto appena entrato in campo che mi faceva paura. Prendiamo Mamma sempre la stessa imbucata nello spazio. Ci dobbiamo svegliare. Il Milan merita i tre punti. Punto e basta. Voltiamo pagina, domani ci cominciamo ad allenare bene, sfruttiamo la sosta per chi non parte in nazionale, anche per quelli che torneranno. Ma la sosta di che? Ma se questi si sono fatti 2 mesi e passa di vacanza, ritornano così? Ma sfruttiamo la... ma io... Hai alternative? Prendili uno per uno, sì. No? E fai il incazziatone di quelli belli che servono, capito? Di quelli che sono d'accordo, e sono d'accordo. Così e da prenderli uno a uno, perché voglio dire, guadagni, devi giocare una partita alla settimana a calcio come se deve, lo devi fare bene, non così, ma che è? E sono d'accordo. No, c'è poco da ridere. Sto giro ha detto la cosa giusta. Mi fa ridere la situazione. Sì, però. È giusto. Oltre al cazziatone poi vanno sistemate delle cose basilari di calcio, ok? Che si imparano a scuola calcio. Non vi si chiede chissà che. Adesso chiaramente l'arbitro fischia la fine. Milan 2, Roma 1, finisce qui a San Siro. Io direi che c'è poco da dire. Allora raga, sto giro c'ho bisogno del Puff, che è il mio miglior amico dentro Unita Studio. Allora, partita brutta. Partita brutta, 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 brutta. Però una cosa la voglio dire. Sono in parte contento di questa sconfitta, sicuramente dà fastidio per come è arrivata, però serve da sveglia, l'abbiamo detto anche in diretta, serve da sveglia perché può essere una sconfitta salutare, a volte le sconfitte sono salutari, non nel senso che salutano, no, perché sennò poi. Detto questo io vi saluto e vi ringrazio per la visione e comunque sia, sempre e comunque forza Roma.